Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo 180esimo DJI News. Questo DJI News 180esimo coincide con il quinto DJI Birthday che ci sarà questo sabato. Lo ripeterò diverse volte in questo DJI News, quindi mettetevi comodi e partiamo. Allora ragazzi, questa settimana sul canale avremo martedì una one shot di Kabal con uno degli autori che ci mostrerà questo gioco. Uno dei selezionati per il premio gioco di ruolo dell'anno. Quindi vi aspettiamo alle 21:30 sul nostro canale per una nuova live, una nuova one shot. Dopodiché, mercoledì Game Design Live, The Science of Halloween, quinta edizione. Se tutto andrà come deve andare, questa sarà l'ultima live sulla conversione di D&D quinta edizione e dalla prossima passeremo a fare quella di Savage Wars, io e la regia principalmente. E dovrebbe essere un po' più semplice perché in realtà Savage è stato il sistema madre con cui avevamo inizialmente ideato comunque alcune cose di Halloween, quindi non dovrebbe essere particolarmente complicato, ma comunque ci saranno delle live game design apposta. Poi, ragazzi, sempre mercoledì podcast live su Patreon e preview live del video per i Patreon e i subscriber di Twitch che grazie, grazie, grazie ci supportano e ci permettono soprattutto a me medesimo di portare avanti il canale e farvi tutti questi contenuti. Quindi buttiamo dentro ancora più roba grazie a questa persona. Dopodiché giovedì Master Casual Live di Hearthstone. Questa è l'unica che però potrebbe saltare perché se questa settimana se riuscisse giovedì ad andare al cinema a vedere Incredibili 2, ragazzi, mi capirete benissimo, mi sa che io salterò, quindi nel caso, o forse switcherà a venerdì, non lo so. A proposito di venerdì, live di Kabal, la live di Kabal sarà caricata sul canale YouTube, sarà disponibile quindi da venerdì. Sabato, invece, non ci sarà nessuna live board game perché avremo il quinto compleanno del canale. Quindi per cui ragazzi vi aspetto sul canale. Detto questo, per le novità ce ne sono svariate, quindi cercheremo di dirle per poi passare agli eventi. Quindi pubblicato il regolamento di speedrun in italiano da poter scaricare for fun e for free per dar modo a chi non ha idea di cosa sia di poter cominciare ad assaggiarlo. Si tratta del board game realizzato da Bernie, che avete visto con noi ospite nelle board game live, che prossimamente ci porterà il suo board game speedrun, appunto, pubblicato con Tambu, che prossimamente sarà pubblicato, che o meglio a Lucca sarà disponibile e noi prossimamente lo avremo in anteprima per provvicchiarlo un pochettino in diretta. Poi acquistabile il PDF del Monster Codex in italiano per Simbarum. Anche questo, se siete amanti dell'ambientazione di Simbarum e avete necessità di nuovi mostri, questo codex fa il caso vostro e per ora appunto è già disponibile il PDF. Poi annunciata la nuova espansione per Sine Requie anno 13, ragazzi, si chiamerà Regno delle Ombre con una fascettina per censurare la cover. Ora io odio il Leo Curte perché sono infogliata a bestia adesso, quindi voglio sapere che cavolo c'è lì sotto. Sono molto molto curioso, lo scopriremo insieme, ragazzi. Sarebbe spettacolare, quindi ci sentiremo prossimamente per magari parlottare di questo con gli autori o direttamente a Lucca in anteprima un qualcosa o non spoilerò nulla perché in realtà vorrò far soffrire tutti quanti, come ho sofferto io fino a quel momento. Chi lo sa, lo scopriremo ragazzi. Poi, arrivata la beta del manuale di Journey to Ragnarok iBaker, quindi il PDF della beta del manuale è arrivata ai Baker di Journey to Ragnarok. Quindi se siete stati Baker avete una sorpresina nella vostra casella mail. Ovviamente sono felice che sta per arrivare Journey to Ragnarok perché abbiamo ospitato questo gioco italiano, questa ambientazione, questa mega campagna per D&D quinta edizione a tema vichingo di cui il main artist è Andrea Guardino e ovviamente siamo felici del suo risultato. E prossimamente, chi lo sa che non riavremo un po' di vichingaggine sul canale. Vi potrebbe interessare? Fatecelo sapere qui nei commenti. Poi parte il 18 settembre, quindi
tra pochissimi giorni i Kickstarter di Lex Arcana, ragazzi. Finalmente annunciata la data definitiva e ci siamo, ormai ci siamo. Annunciato inoltre che sarà Need Games a curare l'edizione italiana, poi distribuita da Asmodee. Quindi un'ottima notizia per sapere quale sarà il destino editoriale di Lex Arcana ancora prima del lancio del Kickstarter. Una cosa importante, oggi ragazzi parte la nuova campagna di raccolta donazioni, raccolta fondi per opere di beneficenza di All You Can Play for Charity. Parte oggi e noi di Dice Games Italia siamo felici di essere il primo evento che ospiterà questa nuova raccolta di beneficenza di All You Can Play for Charity. Infatti il quinto DJ Birthday vedrà sarà il primo evento che ospiterà All You Can Play for Charity in questa seconda versione, in questa seconda campagna. Quindi qui sotto trovate il link per tutte le informazioni e ovviamente qui lato vedete il PDF per la campagna di donazione. Ragazzi, se vi interessa, se volete fare la vostra parte, questo un'ottima cosa, soprattutto perché alla fine si tratta di far giocare tutti tramite quello che ci piace e regalare un po' di felicità a tutti. Detto questo, passiamo agli eventi perché comunque siamo a diversi eventi nonostante tutto. Prima di tutto la doppia giornata ludica il 22 e 23 settembre presso TDG Roma, qui sotto il link in descrizione per sapere tutto sull'evento. Poi il quinto DJ Birthday il 22 settembre a Milano con una marea di gente che sarà nostra ospite, con una marea di eventi, una marea di cose da fare e spero caldamente che sarete dei nostri per questo quinto compleanno del canale. Ci terrei tantissimo, ci terrei veramente tantissimo ad avere tutti voi come ospiti al DJ Birthday, perché sono stati anni pieni, sono stati anche anni con cambiamenti, alcuni brutti, altri belli, tante persone incontrate e ovviamente lo vogliamo passare con voi questo quinto compleanno del canale, con tutta la gente comunque che è affezionata a quello che facciamo e a come lo facciamo. Quindi spero di vedervi al DJ Birthday, anche perché ci saranno alcuni eventi speciali. Prima di tutto, The Witcher GDR al DJ Birthday, quindi Need Games lo porterà in anteprima al DJ Birthday da provare e ci sarà anche qualcos'altro di speciale legato a The Witcher presente all'evento. Questo è un piccolo spoiler. Poi la 26esima sessione live Masquerade organizzata da Eternal Nox il 22 settembre a Milano, la sera del 22 settembre a Milano, ha un bellissimo collegamento con il DJ Birthday perché al DJ Birthday sarà possibile fare delle mini sessioni con i narratori della cronaca con PG prefatti che potranno essere poi giocati direttamente la sera del live. Quindi voi potrete venire lì al DJ Birthday, giocare Vampire di ruolo dal vivo e voi stessi personaggi li potreste portare alla sera, se siete rimasti convinti, soddisfatti, se vi è piaciuto, portare direttamente quella sera ai live di Eternanox di appunto Vampire Camarilla. Chiaramente, ragazzi, non è obbligatorio, ma secondo me è una cosa molto, molto figa la possibilità di provare un gioco di ruolo dal vivo e se vi piace poi andare direttamente a un evento serale che comprende quello come main per tutta l'intera serata. Oltre a quello, però, sarà possibile provare delle piccole live, delle mini sessioni anche per Changeling e Licantropy, che faranno appunto delle piccole one shot con PG prefatti con le regole del live per mostrarle, farle capire e per appunto dare anche la natura di giochi di ruolo dal vivo direttamente lì. Poi, GDR Grigio Viandante, modulo multitavolo per D&D, quinta edizione, il 30 settembre a Pavia, link in descrizione. È un evento celebrativo del Grigio Viandante, il modulo di Journey to Ragnarok, e vi invito a guardare un po' le informazioni per capire se vi interessa per provare in anteprima. Grigio Viandante è già uscito, ma
per provare, prima del rilascio effettivo del manuale, ancora un po' di vichingaggine prima del rilascio effettivo a Lucca. Quindi fateci un pensiero. Poi, gioco a Padova, 6-7 ottobre, dove secondo voi? Ovviamente a Padova, anche qui link in descrizione per saperne di più e capire meglio questo evento. E Scintilla Roleplay Game Demo Day il 14 ottobre a Brescia. Link in descrizione per sapere di più, ovviamente su un evento in cui potrete provare Scintilla. Detto questo, ragazzi, ovviamente vi ricordo i nostri contatti, il nostro server Discord, la pagina Facebook, Telegram, Instagram, Facebook Community, Twitch, Telegram, già detto, quindi tutte le nostre pagine social, eccetera, 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 eccetera. Quindi mi raccomando, se vi interessa seguirci, se vi interessa interagire con la nostra community, questi sono i canali giusti. E mettete quelle cazzo di spunte per seguirci in tutte queste. Twitch, YouTube, Telegram, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente, sticcate il segui, il manda notifiche o come cavolo si chiama nei social di riferimento. Mi raccomando, per stare sempre aggiornati. Ultima cosa di questa parte. Questa settimana verrà chiuso il Baker Kit di The Science of Hollowind. Verrà chiuso perché chiudiamo il pre-order. Dopodiché sarà possibile acquistarlo solamente in fiera. Perché devo mettere insieme i soldi per le spedizioni e ovviamente i soldi dei pre-order fatti dalle persone. Quindi ultima settimana per effettuare il pre-order per tutti quelli interessati, quindi venerdì si chiuderà il pre-order e spero ovviamente di riuscire tra non questa settimana, ma la settimana dopo, quindi la settimana conclusiva di settembre, di inviarvi il PDF del manuale a tutti i maker, in modo da potervi mostrare quello che ho realizzato con The Science of Hollowind e non vedo l'ora di farlo. Ovviamente, ragazzi, noi di DGI collaboriamo con diverse realtà, alcune abbiamo avute ospiti, altre invece sono realtà sul territorio, associazioni, autori, eccetera, con cui abbiamo a che fare e che siamo felici di supportare. Qui trovate un elenco. Io vi consiglio sempre di andare a vedere che cosa fanno queste associazioni, autori e negozi. Di controllare se sono in zona, se sono progetti che vi interessano, perché c'è veramente roba molto molto interessante. Ovviamente io ringrazio anche tutti i Patreon che veramente mi permettono di fare questo, ragazzi, veramente mi danno un'enorme mano. Quindi grazie, grazie, grazie mille. Spero di riuscire a darvi sempre di più grazie al Patreon tramite il Patreon. Quindi detto questo, noi ci vediamo a questo quinto compleanno del canale e non vedo l'ora che arrivi perché comunque ne ho bisogno. Ne ho bisogno e non vedo l'ora di vederli tutti lì. Tutti, impossibile. 11.000 persone sarebbe un po' un delirio averle tutte alla WES, ma il più possibile di voi. Sarei veramente felice di vedervi questo sabato, ragazzi. Detto questo, noi ci vediamo durante gli appuntamenti di questa settimana, ma soprattutto sabato dal vivo per chi verrà a Milano. Alla prossima. Ciao, bagai!